Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Cose a Caso. Oggi parleremo dell'importanza dell'energia. L'energia è molto importante, soprattutto quando dobbiamo fare un video, perché questa riesce a catturare l'attenzione del pubblico. L'energia è poi importante anche per avere la corrente elettrica. Senza energia non si può fare niente. L'energia è dunque il carburante della nostra vita. Il mondo è fatto di energia. Senti che bella energia. Sento un'energia positiva. Sento un'energia negativa. Più, meno. L'energia è una di quelle robe difficilmente quantificabili in maniera proprio scientifica. A meno che non parliamo appunto della luce, del gas, la benzina, cioè quanta benzina c'è, c'è il sensore, te lo dice. Ma l'energia vitale è una cosa che molti esperti fin dall'antichità, cioè non interessa tanto come argomento. Non avere molta energia vitale può essere sintomo di patologie pregresse, poi dopo si muore. Ma questo succede anche con tanta energia, cioè sbatti la testa con tanta energia al muro piuttosto che con poca, è più facile che muori se ne hai tanta, per esempio. Poi avere tanta energia non vuol mica dire essere costanti. Magari faccio un video con tantissima energia e poi smetto, oppure ne faccio 20 così, con la stessa energia. E tu dici come fai? Perché con la stessa energia di uno la diluisco e ne faccio tanti. È risparmio energetico. Sigla.